Cerale, provincia di Salerno, mi trovo presso la sala polifunzionale in occasione del 12° corso di formazione di operatore di terapia multisistemica in acqua, metodo Maietta. Per il trattamento di bambini con disturbi del neurosviluppo si articola in 3 giornate, ossia 29, 30 e 31 marzo, 12, 13 e 14 aprile, e terminerà il 10, 11 e 12 maggio. La motivazione è che credo che questo corso sia una grande opportunità a molti livelli. Innanzitutto una grande opportunità per questo territorio e per i ragazzi che vivono in questo territorio, che vivono quotidianamente questo territorio, perché è un'opportunità per modificare alcuni pregiudizi che ancora oggi purtroppo sussistono, e per quindi arricchire la cultura di questo territorio. Io vengo dalla Sicilia, da Palermo con precisione. Sono qui appunto per fare questo corso, per avvicinarmi a questo mondo e cercare anche di dare il mio piccolo contributo per aiutare appunto i ragazzini che soffrono dello spettro dell'autismo. Il trattamento terapia multisistemica in acqua, metodo Maietta, ha un'efficacia soprattutto in relazione alla possibilità di rendere il bambino più autonomo e soprattutto più regolato nelle emozioni. L'operatore, scendendo in acqua, è in grado di stabilire una relazione affettiva significativa con il bambino. Già questo permette al bambino di creare un ponte per poter diventare autonomo e sereno nelle sue attività quotidiane. Io sono barese, abito a Bari, la mia professione la svolgo prevalentemente sia in ambito privato che in ambito pubblico, sono dirigente ASL di Taranto. Sì, noi siamo contentissimi di come sta andando il corso di terapia multisistemica in acqua metodo Maietta a Cicerale. Siamo anche molto contenti di come sta rispondendo il territorio, un territorio sinceramente che ha delle potenzialità che noi non immaginavamo. Non è che non credessimo nel territorio in sé, ma che ne ha molti di più di quanto il territorio non pensi. Okay. Per vari motivi abbiamo formato vari livelli di operatori, sia per fare la terapia multisistemica in acqua, sia per organizzarci per una serie di attività future nel medio e nel vicino futuro, sia per quanto riguarda l'aspetto degli intensivi, ma anche per una serie di iniziative che sono in essere, ma che ci sono tutte le potenzialità per poter poi divenire una realtà non solo sul territorio campano ma anche sul territorio nazionale, partendo da Cicerale. Faccio un esempio: il gruppo di ricerca di terapia multisistemica di Cicerale settimana scorsa ha fatto il tempo 1 della ricerca a Trapani, quindi incominciamo pian piano ad esportare le nostre procedure anche fuori.